Sapevamo sarebbe stata una partita difficile e così si è dimostrata. Peccato nella fase iniziale non aver subito capito che tipo di partita era e aver con un'ingenuità regalato il gol agli avversari e spianato la partita per le caratteristiche loro più congeniali. Però da quel momento credo che siamo stati bravi a riprendere campo, a creare occasioni da gol, a creare i presupposti per pareggiare e poi a farlo all'inizio della ripresa e nel finale forse con un briciolo di fortuna in più avremmo anche meritato di portare a casa i 3 punti. Credo che ha messo grandissima disponibilità in campo, è un giocatore che conosciamo tutti quelle che sono le sue qualità e sicuramente è tantissimo che non giocava dall'inizio e non è facile iniziare una partita su questo campo contro questo avversario come ha fatto lui. Sa benissimo, era un po' rammaricato perché avrebbe potuto concretizzare le occasioni che gli sono capitate, però è stato bravo a giocare insieme ai compagni, a sacrificarsi per i compagni, a costruirsi le occasioni da gol. Peccato che non essere riusciti a concretizzarle sia lui e sia altri suoi compagni, perché forse avremmo meritato anche qualcosina in più. Penso che a distanza di 20 giorni dall'ultima partita eravamo andati a Carpi, siamo venuti a Cesena, due campi molto fastidiosi. Usciamo non sconfitti da entrambi i campi, però forse con un briciolo d'amaro in bocca perché 2 punti penso per le prestazioni che abbiamo fatto forse sono un po' pochini. Ma oggi credo che abbiamo avuto le occasioni per fare gol, peccato non essere riusciti a concretizzarle. Non era un campo facile, non si era messa la partita al meglio, soprattutto considerando la modalità di gioco che hanno gli avversari, però siamo stati bravi a non concedere granché, avremmo potuto fare sicuramente meglio tante cose. Però abbiamo creato a 5 minuti alla fine una grandissima occasione per andare in vantaggio e forse da lì sarebbe stato poi difficile per gli avversari recuperare. Guardiamo avanti, abbiamo tante partite difficili e proveremo a fare del nostro meglio come abbiamo sempre fatto. Noi non dobbiamo guardare gli avversari, dobbiamo continuare a essere bravi a non staccare i piedi da terra ma a tenerli ben ancorati perché conosciamo le qualità dei nostri avversari di domenica e di quelli che arriveranno perché ci sono squadre costruite con l'obiettivo dichiarato di salire. Ma noi vogliamo fare bene e continuare a fare quanto di buono abbiamo fatto nel giorno d'andata senza però metterci addosso le aspettative che in questo momento penso non sia giusto metterci. No, io penso solo ad allenare, l'ho detto pochi giorni fa prima della conferenza. Sono contento di chi è arrivato, se dovesse arrivare qualcun altro sarò contento. Faccio l'in bocca al lupo a chi è partito e lo farò a chi partirà, poi per il resto abbiamo tanti giocatori bravi, abbiamo le qualità per poter fare bene in questo campionato.